è una guerra di 30 anni, una guerra di 30 anni europea che ha aperto la via alla mondializzazione. È cominciata come guerra europea e finita come guerra mondiale, ma attraverso 30 anni di continui conflitti di tutti i tipi, che hanno prodotto un cambiamento incredibile in Europa, non so se si riesce a seguire, un cambiamento che ha aperto, è stato il passaggio definitivo per l'Europa ma anche per il mondo, da quello che noi chiamavamo l'età moderna e che poi dopo è diventata pienamente storia contemporanea e quindi storia mondiale. Quindi prima la storia che studiamo nei paesi europei è una storia, si dice, eurocentrica, cioè dove al centro sono i paesi europei, noi li studiamo perché sono i nostri paesi, eccetera, eccetera. Dopo questa guerra è finito quel tipo di storia, è finito un tipo di vicenda politica, l'Europa si è completamente dissolta nel nuovo sistema mondiale e ha cambiato completamente il ruolo dell'Europa. Questo ruolo dell'Europa, quando era cominciato? Perché un evento periodizzante, come avevamo, che significa periodizzante? La storia si occupa del tempo, impara a dominare e a comprendere il tempo, presente, passato, futuro, no, un po' più difficile, presente e passato, ma per affrontare meglio il futuro, ecco, questa è la dinamica, diciamo così, coscienziale. Allora, quando era cominciato quest'epoca in cui l'Europa si era presentata come grande potenza mondiale? L'inizio io lo metterei con la scoperta dell'America. L'Europa esce dalla lunga crisi medievale, quella del XIV secolo, lo ricordo, qualche studente se la ricorda, esce da quella crisi e si presenta al mondo con questa scoperta, che poi in realtà non è la scoperta dell'America, è un'invenzione tecnologica con cui la penisola sovietina ha molto a che fare, anche se allora non era sperimentata. E gli europei erano i primi al mondo a imparare a navigare gli oceani. L'invenzione della navigazione automatica, l'invenzione della navigazione oceanica, cioè senza più avere le coste, quindi una navigazione completamente diversa.